domenica sarà, potrei continuare con Beppe Montano, potrei continuare con la gente Zucchetti, potrei continuare con il procuratore della Repubblica Gaetano Costa. Non c'è un solo caso in cui la mafia e il terrorismo hanno fatto degli attentati con le pistole, con le revolver e si siano inciampati alle pistole. Mai, mai. Fanno l'attentato a quel dietro e si inceppa la pistola. C'è un prode poliziotto di scorta che nelle scale sventa l'attentato, esplode tre colpi di pistola, un bersaglio della sagoma umana. Bene, io non voglio rivendicare la mia professionalità di poliziotto perché non ho mai fatto uso delle armi, non ho mai usato la pistola, adesso mi hanno sospeso al servizio, se ne sono pure riprese, sono riprese il tesserino, la pistola e le manette non l'avevo mai usato perché me ne hanno dato solo un paio, quanti ne avevo più mai, avrei avuto solo l'imbarazzo della scelta, non ho mai usato nemmeno le manette, figuriamoci la pistola. Però vi posso assicurare che nella polizia di strada, come nell'arma dei carabinieri, non c'è un solo poliziotto in servizio, magari qualcuno c'è caro, poi è stato dispensato al servizio, forse lo troverete, non c'è un solo poliziotto che sparando un colpo di pistola non è capace di colpire la sagoma umana di un aggressore armato. E vi aggiungo, quella è un'indagine che si sarebbe potuta risolvere in 5 minuti, non facendo tabulare i telefoni o intercettazioni, andando al CONI a vedere i campioni saltinati per capire chi può saltare un muro di 2 metri e 20 senza schivare nemmeno la siepe. Questa persona invisibile che sfuggiva a 11 telecamere che si trovavano fuori. Ecco, queste sono quelle verità che quegli ottimi investigatori della Polizia di Stato di Milano, la Polizia di Stato che a Milano ha i migliori poliziotti che ci sono in Italia, con una delle migliori procure della Repubblica d'Italia, presto accetteranno per porre fine a questa ulteriore pantomima di quella centrale del network eversivo della macchina del fango che in questi due giornali, che sono i giornali che hanno creato, il Libro e il Giornale, adesso ha continuato.